ragazza Claudia, che non c'è più, e Maria Sole, la giornalista di Sabaudia, che fanno parte di un'altra Italia che non passa spesso in televisione o sui giornali o sui mass media. Adesso ve ne presentiamo un'altra che abbiamo conosciuto quest'anno col lavoro scolastico. Siamo andati con due Pullman, 100 studenti del liceo di Ciampino, il Volterra, e del liceo di Ariccia, il Joyce, in provincia di Latina. E abbiamo scoperto che c'è una comunità di Rom si comportano meglio di tanti cittadini italiani e formano un presidio di legalità che ci difende da alcune aggressioni di clan malavitosi. Allora invito qui a parlare con noi Fernando, che è il capo di questa comunità del campo Alcarama a Borgo Montello, e Paolo, che è un contadino veneto che lavora lì e che aiuta questa comunità. Vi racconto in due parole quello che fanno e poi loro vi saluteranno, ci saluteranno. Vi prego però di fare un po' di attenzione, perché va bene divertirsi, suonare, cantare e ballare, però siamo qui anche per altro. Allora dovete sapere che la comunità di cui Fernando è il capo ha fatto una scelta di cittadinanza, ha scelto per esempio di non mandare i loro bambini ai semafori, ha scelto di mandarli a scuola, ha scelto di non accettare chi di loro va a rubare. Si sono presentati alle autorità locali, hanno fatto un patto, un vero patto di cittadinanza, chiedendo però giustamente anche la loro tutela, la tutela dei loro diritti, perché loro occupano un campo che è oggetto delle mire dei clan malavitosi che ci vogliono fare una discarica abusiva e sono stati aggrediti per questo. E credo che adesso Paolo e Fernando ci parleranno un po' di questa esperienza in due minuti. Allora, intanto grazie a Don Luigi Ciotti. Io credo che a Don Luigi Ciotti noi dobbiamo molto. Noi abbiamo incontrato 15 giorni fa anche Monio Vadia, col quale abbiamo iniziato un rapporto. Intanto scusate, vedete dietro le foto che abbiamo fatto alla visita a novembre al loro campo. Complimenti, io ho mangiato una pizza che era splendida. Domani andiamo a votare e io ho conosciuto questi zingari, e dico zingari perché bisogna rivalutare questo termine. Io oggi sono particolarmente felice, a momenti mi piscio addosso dalla felicità, perché sono amico degli zingari, sono comunista e non credente. Oggi io sono stato dal Papa, da questo Papa, e io da non credente ho sentito queste parole: i Rom e i Sinti sono il cuore della Chiesa, i Rom e gli zingari sono il centro, al centro della Chiesa. Io ho sentito queste parole, e se è vero e io le ho sentite, noi siamo a posto. Probabilmente gli altri, cioè i mafiosi, poveracci, perché i mafiosi devono aver paura di noi, non noi di loro. La prova noi ce l'abbiamo, un motivo semplice: queste persone qui ci hanno portato fortuna, perché dei calabresi Salvatore Franzè, dopo poco tempo che loro sono venuti, è stato condannato dal giudice Tiziana Coccoluto a 3 anni e 1.500 euro di multa. Volevano ammazzare queste persone, io c'ero, ci siamo infilati dentro la macchina della polizia, abbiamo costretto le istituzioni che erano un po' tentennanti a fare la loro parte. Dunque, piantiamola anche ognuno di noi di delegare, è finito il tempo di delegare, assumiamoci la responsabilità, come io lo dico a questo mio fratello Fernando, perché io mi batto, ma a un patto: loro si devono assumere pari responsabilità da quella che ognuno di noi, anche qua stasera. Noi abbiamo fatto un patto, questo patto Fernando vale nella misura in cui davanti a loro ci assumiamo una responsabilità di legalità. Allora noi dobbiamo essere coerenti
effetti con il patto che abbiamo fatto quasi 8 anni fa, io con una bottiglia di vino e lui con una pagnotta di pane. Questo è il patto che abbiamo fatto, trascinato, costretto le istituzioni e anche la Chiesa, che io devo dire, ho finito, la Chiesa è più avanti delle istituzioni. Se non basta, io devo ringraziare il mio amico fraterno Antonio Turri, che l'altro giorno ha detto: se non basta, noi scriviamo al Padre Eterno. Intanto abbiamo deciso di andare a Strasburgo, se non basta il Papa, e poi scriveremo anche al Padre Eterno. Grazie. Buonasera a tutti. Scusate, sono un po' emozionato. Perché mi trovo qua, mi sento bene, benissimo. Vi saluto le ragazze e i ragazzi che ballano qua. E Don Luigi Ciotti e Turi e La Libera. Voglio dico qualche parola, mi scusate, non posso parlare. Aspetta. Anche dove abitiamo noi siamo con 40 famiglie più i bambini, siamo della parte della Libera. Dove è la Libera siamo anche noi, con tutto il cuore. Martedì ci sta un matrimonio per i ragazzi da 18 anni, la ragazza 17 che si sposano martedì, che vuole venire, sono invitati da me e da tutto il gruppo che abitiamo a Borgo Montello. Io vi ringrazio, Dio vi benedica a tutti. Potete trovare la loro storia nel DVD sulla Mafia del Lazio che abbiamo lì al banchetto di Libera, dove c'è proprio un capitolo dedicato alla loro presenza a Borgo Montello.